Buongiorno e ben ritrovati alla ventesima puntata del caffè dell'Eco, Calabria è tempo di scontro. Oggi entreremo dentro un ring ideale di ciò che sta accadendo nell'alveolo nell della, della politica nazionale con lo scontro tra l'ala dissidente del Movimento 5 Stelle in cui nella Sibaritide eh, ha una grossa rappresentanza, infatti. Eh, eh, tre dei quattro rappresentanti territoriali alla Camera e al Senato hanno votato no nei confronti del nuovo governo capitanato da Mario Draghi eh, portandoli alla loro esclusione dal movimento 5 Stelle parliamo di Francesco Sapia che avremo oggi come ospite di Francesco Forciniti di Rosa Silvana Abate che hanno appunto detto no al nuovo governo Draghi, non parlere, parleremo anche di scuola, torneremo a parlare di scuola e lo faremo con il sindacalista della CIS, la Raffaele Vitale. Parleremo soprattutto dello scontro che c'è stato negli ultimi giorni e poi il dietro fronte delle ultime ore da parte del presidente facente funzioni della regione Calabria Nino Spirli sulle vaccinazioni e sulla sua volontà sulla sua idea, poi diventata una vera e propria proposta, di chiudere le scuole per due giorni che ha provocato la reazione da parte delle sigle sindacali. Sappiamo le notizie delle ultime ore arrivate ieri sera che inizieranno da lunedì gli over 80 ad essere vaccinati, mentre eh, il mondo della scuola inizierà ehm, la vaccinazione, la campagna vaccinale, dopo il 10 marzo. Iniziamo però... Partendo da, eh, dal territorio con una rassegna stampa delle notizie apparse su www.ecodelloionio.it nelle ultime 24 ore, partendo dalla situazione del Crati. Questione Crati. L'amarezza di Stasi in regione fermi in 8 milioni mentre il comune interviene a proprie spese. Lo afferma il sindaco tornando sulla vicenda del fiume della, della città di Corigliano Rossano, probabilmente gli enti locali hanno interessi e velocità diversi per realizzare questi interventi importanti per la comunità. Passiamo a Trebisacce con 30 giorni per riaprire l'ospedale Mundo. Noi ci siamo e siamo pronti a tutto. Ricordiamo che il Consiglio di Stato ha dato ragione al chidichimio di, eh, di Trebisacce in cui il, il commissario ad acta urbano proprio per la riapertura deve appunto riaprire l'ospedale cittadino. Parliamo invece di Covid. Covid nel Consentino: sempre meno nuovi positivi. Crollano le terapie intensive. Sono 177 nuovi positivi nella nostra regione, ma le belle notizie vengono dalla provincia di Cosenza. Intanto. Le terapie intensive passano da 20 a 15 quindi mentre tante regioni della nostra, della nostra nazione dell'Italia stanno come dire, aumentando anche e aumentano anche oltre che i contagi le terapie intensive in Calabria sembra andare tutto per il verso giusto speriamo che continui così. Torniamo a Corigliano Rossano con un incidente che si è verificato ieri sera. Rocambolesco incidente sulla statale 106 auto si ribalta, ferito il conducente lo scontro è avvenuto nei pressi di eh, Contrada. Eh, di eh, Contrada. Eh, di zone, del villaggio Frassa è importata qui la fonte arrivata direttamente dai carabinieri della compagnia di eh, Corigliano continuiamo adesso però passando a quelle che è il cartaceo, quelle che sono le notizie più importanti della nostra regione, ma non solo vaccini sul quotidiano forse ci siamo, ecco le date, quello che dicevo poc'anzi gli over 80 partono eh, lunedì, mentre dal 10 marzo le scuole a Reggio è caos con il centro di Tarragona che sospende le, le somministrazioni e l'ASP che attacca la regione sui ritardi. Intanto, intervista a Irto: auguri dei magistris, ma io vado avanti. Ricordiamo che Irto aveva lanciato un appello proprio al magistrato ed ex sindaco di eh, Napoli proprio per. Proprio per, eh, per un'alleanza. Continuiamo tra poco con le altre notizie, eh, iniziando il primo collegamento con il, eh, con il sindacalista della CISL eh, Raffaele eh, Vitale, che eh, tra poco eh, sarà in linea. Allora, eh, è bene ricordare come quello che sta accadendo attorno al mondo della scuola è una polemica che va avanti da un po' troppo tempo. Ricordiamo che se non erro, quasi un mese fa, il 25, si sono riaperte le scuole, abbiamo visto come eh, questo boom di contagi non c'è stato, anzi la situazione sta migliorando, a, no, a non aiutare anche una sorta di, eh, di eh, disinformazione un po' diffusa. Dobbiamo dirlo, ci ha pensato anche la politica e eh, il presidente facente funzioni, Nino Spirli, negli ultimi giorni non ha fatto altro forse che accentuare degli scontri anche inutili e soprattutto con le sigle sindacali. Intanto vedo in collegamento Raffaele Vitale, ricordo sindacalista della CISL, a cui do il mio buongiorno. Buongiorno. Non so se mi sente... Mi sent... Ingegnere, buongiorno, mi sente? Buongiorno a lei, la sento metallico veramente, in maniera metallica. Ah, però allora, ma... magari mi avvicino un po' al microfono, alzo un po' la voce così. Allora, dicevo, cosa è successo tra quelle che sono le maggiori sigle sindacali? No, Sappiamo no, non che... Non sentirla però. No, non mi sente? Un attimo, eh, chiedo alla regia un attimo di intervenire. Non so se... Lei mi sente per bene? Io eh, la sento forte e chiaro. Adesso mi sente meglio? No, il problema è che la sento di intermittenza, non riesco a capire cosa mi chiede. Ah, ho capito. Un attimo, eh, magari riproviamo a, a chiamare, facciamo un collegamento tra giusto un minuto. Dicevo che eh, la politica ha anche diciamo, delle, delle sue... Responsabilità, diciamolo perché tante volte nel, nel recente passato, si è visto la scuola e si è fatto passare il messaggio che la scuola fosse un veicolo di contagio incontrollato in cui nel mondo della scuola, dentro le scuole non c'era nessun controllo che si poteva, che non si rispettavano le regole, mentre la realtà dei fatti ha dimostrato che ci sono stati dei casi di chiusura all'interno degli istituti, ma tutti abbastanza circoscritti che non hanno creato dei focolai. Quindi è forse bene che eh, ci sia, come dire, eh, un ragionamento, il gioco vale la candela e a questo punto bisogna essere anche un po' provocatori e dire sì. Allora, eh, rivedo eh, il, il sindacalista Raffaele Vitale. Vediamo se adesso eh, con l'audio va meglio. Allora, ehm, vediamo Scusate. di risolvere eh, questa... di risolvere il problema. Se lei mi sente, mi può, dare, mi può fare la domanda sulla chat e io le sì, rispondo. Sì, sì, sì facciamo in questo modo. Allora, la prima domanda è eh, quali sono stati i motivi del, dello scontro con il presidente facente funzioni della eh, regione Calabria Nino Spirli? Perfetto. Ho letto la domanda. Intanto mi dia la conferma. Se mi sente, così le do le, do il, le, le nostre posizioni, lei mi sente sì, perfettamente? Sì, sì, sì. perfetto. Benissimo. Allora le dico subito: il problema è stato una sorta di incomprensione con il presidente Spirli. Perché la nostra posizione sindacale è stata quella di venire incontro alle esigenze della complessa organizzazione della vaccinazione del personale docente, ma dando una disponibilità dopo aver visionato il piano dei vaccini. Lo scontro riguardava il fatto che il presidente intendeva emettere un'ordinanza preventiva rispetto a una forma di organizzazione che ancora ad oggi manca. E quindi la chiusura generalizzata delle scuole per noi non era compatibile con quello che poi era il piano, il piano dei vaccini. Quindi noi dato, abbiamo dato e continuiamo a dare la nostra disponibilità anche a forme eh, di mh, parziale chiusura o di chiusure mirate della scuola. Eh, lo scontro riguardava appunto, come le dicevo prima, la chiusura generalizzata di tutto il territorio regionale in assenza di un piano vaccinale dettagliato. La, la, la seconda domanda magari è questa, um, magari ci sono state delle lamentele da parte del, del mondo scolastico, dei docenti, del personale ATA, quindi delle vere e proprie situazioni di difficoltà da parte del mondo del, della scuola e delle criticità che sono state riscontrate. E magari voi avete cercato di, di denunciarle, di sicurezza proprio all'interno del mondo delle scuole. Allora, sì, il, il problema della sicurezza all'interno delle scuole, al di là del piano vaccinale, è un problema complesso. Allora, noi siamo molto rigidi come amministrazione scolastica nel rispetto delle regole. Le dico, ad esempio, il distanziamento dei banchi, l'ingresso scaglionato, l'igienizzazione delle mani o l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi le mascherine. E su questo c'è grande collaborazione anche da parte del personale docente e del personale ATA che addirittura vanno oltre i compiti stabiliti dal contratto. Il problema, invece, sulla sicurezza, riguarda il tracciamento dei positivi o dei contatti stretti con i positivi. Eh, lamentiamo un ritardo nella, nella comunicazione da parte del, dell'ASP o dei comuni laddove ci sono provvedimenti di quarantena o di isolamento e spesso siamo noi a dover sopperire come scuola a comunicazioni che arrivano in maniera informale. Quindi può capire benissimo il problema di dare magari risalto a qualche situazione che magari non è eh, potenzialmente pericolosa e magari rischiare di trascurare qualcosa che di fatto lo potrebbe essere. Va benissimo, allora noi eh, no, non ci resta che ringraziare il sindacalista ingegnere Raffaele Vitale per la sua disponibilità e soprattutto per eh, ringraziare per il lavoro che fanno Io, i sindacati fa quotidianamente anche nel mondo della scuola. Quindi ringraziamo eh, Raffaele Vitale, magari la, gli diamo appuntamento per un prossimo collegamento con noi del caffè dell'eco buona giornata perfetto grazie a voi per la possibilità di dare qualche contributo per dare una corretta informazione buona giornata buona giornata a lei allora noi continuiamo con il caffè dell'eco andando poi a, a continuando quella che era quella che è la rassegna stampa dei principali quotidiani regionali passando alla gazzetta dello, eh, del sud, scusate, il rinascimento italiano passa per le istituzioni, battaglia tra i partiti, si complica la scelta dei sottosegretari e Renzi ora punta tutto sul centro. Eh, nella parte centrale no all'accordo Irto de Magistris alle elezioni divisi. Passiamo al messaggero, al quotidiano romano che... Sul, punta proprio sulla, sulla situazione nella regione del Lazio che diventerà la, la, il Lazio ancora in giallo ma per poco. Stretta per Emilia, Molise e Campania, gli esperti, è già partita la nuova ondata. Con il boom delle varianti il governo pensa a un periodo di zona arancione nazionale. Continuiamo con il sole 24 ore, le frontiere UE devono restare aperte. Quindi non, non è facile pensare a una chiusura delle frontiere in un sistema come quello europeo. Cresce il rischio varianti, torna in campo l'ipotesi lockdown come a Natale. Passiamo al tempo, ultimo mese in mano ad Arcuri. Il commissario ha i giorni contati, il mandato del, ma del manager che ha causato disastri tra appalti, mascherine e vaccini finire al 31 marzo. L'intenzione di Draghi è proprio aspettare la scadenza anche se crescono le pressioni per licenziarlo prima. Come sempre il tempo molto critico nei confronti del governo a differenza del fatto quotidiano. Che, eh, il che parte al centro criticando il governo in cui l'ala del Movimento 5 Stelle eh, in questo momento è molto deficitaria ed è, ed è diminuito il peso specifico all'interno della forza di governo con ambiente in mano ai nemici dell'ambiente si circonda di e, di e gli uomini di, di confindustria il Movimento 5 Stelle sopra si legge caccia ai coerenti linea crimi in pericolo nei tribunali. Abbiamo concluso proprio con il fatto quotidiano per anticipare il prossimo ospite. Eh, per il caffè dell'Eco, questo si tratta, si tratta del secondo collegamento con il um, rappresentante del territorio alla Camera Ciccio Sapia, che come sappiamo è rimasto coerente a quello che era il suo pensiero e ha votato no al governo Draghi piaccia o no il movimento 5 stelle aveva al, sua, alla sua, al suo inizio alla sua nascita degli ideali che purtroppo va bene che esiste la ragione di stato la real politic a come dire, non dico tradito, ma eh, disatteso. Ciccio Sapia, Francesco Sapia, eh, ricordiamolo, è un ehm, è, è un parlamentare che si è sempre occupato in prima persona soprattutto del versante sanitario e ha anche denunciato più volte quelle che sono state le, le mancanze gravi della struttura sanitaria non solo ionica ma anche eh, calabrese e lui insieme a eh, Francesco Forciniti e Rosa Silvana Abate hanno votato no a questo governo. Eh, non sta a me dire se è una decisione giusta o sbagliata, però, come dicevo poc'anzi, il movimento 5 Stelle è nato come una forza antisistema. Dal mio punto, più che dal mio punto di vista, eh, parlare di antipolitica alla fine è un boomerang: è stata una bandiera l'antipolitica nel, nel, nel nel, in quello che è stato l'ideologia del Movimento 5 Stelle come un boomerang questa politica è tornata con gli interessi perché poi alla fine in tutta questa storia diciamolo il Movimento 5 Stelle esce con le ossa, rotta, con le ossa rotte è un movimento che aveva raggiunto gli 11 milioni di voti superiori al 30% era riuscito ad avere una grandissima esplosione eh, di preferenze ormai tre anni fa adesso è un terzo partito in italia e rischia addirittura il sorpasso da parte di fratelli d'italia eh, questo perché perché forse ci sono state delle scelte eh, sbagliate eh, delle scelte che hanno mostrato un'incoerenza di fondo da parte del movimento 5 Stelle, che eh, soprattutto i rappresentanti del territorio hanno avuto la la... loro, sì, la coerenza, il coraggio di denunciarlo, partendo dal, 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 dall'inizio, in cui era una forza anche molto euroscettica. Ricordiamo che tra le prime proposte lanciate in rete, votate dalla piattaforma del Movimento 5 Stelle c'era di portare in alto quella che è la MMT, cioè la uh, teoria monetaria moderna che nasce negli Stati Uniti, in cui per farla breve il debito pubblico, se hai la tua moneta però non è un problema, anzi il debito pubblico anche giustamente è, è la ricchezza dei privati, quindi dei cittadini e aziende. E, è stata praticamente accantonata perché ricordiamo che, all'interno di una congiuntura economica come quella europea, il debito pubblico è un grande male, cui, dato che ci sono eh, cambi fissi eh, all'interno dell'unione eh, monetaria stessa. Eh, ma. Eh, ma non solo questo, c'è anche il problema dato dal vincolo di mandato. Vedi. Ricordiamo che una delle battaglie principali del Movimento 5 Stelle è stato proprio il, quello che riguarda il, il vincolo di mandato, cioè un parlamentare si può presentare agli elettori soltanto in due legislature, dopo deve lasciare. Questo è stato disatteso dall'allora capo politico e attuale ministro degli esteri ehm, Luigi Di Maio. Poi non nascondiamo che in questo momento ci sono delle fronde interne, dei, dei dissidenti, come dicevo poco fa, eh, del, eh, che, che, che non guardano di buon occhio il governo con... Eh, con Mario Draghi, intanto, vedo in collegamento eh, l'Onorevole Sapia cui chiedo di, eh, di girare la, eh, la telecamera e di togliere il blocco schermo. Così possiamo iniziare questo collegamento. Con, eh, con un deputato che ricordo, ha dimostrato sempre grandissima disponibilità nei confronti del caffè dell'Eco, ma al, nei confronti dell'eco dello Ioni in generale. Eh, e con lui proprio parleremo di questa, di questa situazione, parleremo di, di quest'ala che c'è proprio a Corigliano Rossano di eh, dissidenti e parleremo anche della situazione sanitaria che eh, c'è nel nostro territorio. Cioè sarà un dialogo ricco, un dialogo in cui si cercherà anche di stuzzicare un pochino quello che è il non dico il pensiero comune ma quelli che sono gli argomenti degli, degli ultimi giorni sappiamo che Crimi attraverso un messaggio Facebook ha in pratica epurato eh, l'ala eh, quest'ala oltranzista che molti hanno fatto eh, L'hanno avvicinato a, a uno dei personaggi di spicco del, del movimento che è proprio Alessandro Di Battista. Di Battista, che però proprio ieri ha eh, come dire, allontanato qualsiasi, eh, qualsiasi opzione della creazione di un, di, un nuovo governo, di un nuovo governo, di una nuova area all'interno del movimento eh, 5 Stelle. Eh, vedo purtroppo abbiamo dei piccoli problemi eh, di, di, di collegamento che stiamo cercando eh, di risolvere. Eh, ecco qui, forse, sì, forse ci siamo riusciti. Lo vedo in collegamento e possiamo iniziare a interagire, come eh, ho anticipato lungamente, con il deputato del Movimento 5 Stelle. Francesco Sapia a cui do il mio buongiorno, buongiorno onorevole. Ciao, buongiorno, mi sentite? Sì, sì, sì. Allora Dai, onorevole, grazie, grazie per avermi invitato descri... alla vostra trasmissione. Sì, grazie. Dicevo, che giorni sono stati? Domanda secca. Ma sono stati giorni di passione, già da quando... Eh, il presidente Mattarella ha indicato il presidente Draghi io in un primo momento ho aperto a Draghi eh, convinto che ci sarebbe stato un, uh, un governo sulla scia del vecchio conte 2 invece si è rivelato tutt'altro poi durante le consultazioni si è capito che questo governo non andava in direzione Principalmente del sud, una decisione sofferta fra coscienza e ragione, alla fine ha prevalso la coscienza e non si può e non si poteva e non si doveva dare così come è stata la fiducia al governo Draghi. Io rimango coerente a, alle idee del movimento, anche se adesso purtroppo sono fuori dal movimento. Eh, ma c'è da precisare che sono fuori dal gruppo eh, parlamentare eh, e non dal Movimento 5 Stelle. Adesso toccherà agli eletti ratificare la mia espulsione come quella dei miei colleghi sia dello Ionio che della regione Calabria, ma anche altri colleghi del movimento che sono stati tolti fuori e eh, espulsi. Eh, è stata una giornata triste perché mai eh, sarei immaginato di essere espulso dopo aver fatto tante battaglie dopo aver messo, eh, averci messo sempre la faccia battaglie dove ho esposto anche me stesso e la mia famiglia gli affetti eh, i miei amici e tutto il mio meet up battaglia sempre a favore della comunità se il movimento eh, il movimento non è cambiato sono cambiati gli uomini eh, vediamo adesso cosa succederà io continuerò a portare avanti il grido di dolore dei cittadini calabresi è calabria abbandonata a se stesso e anche nel governo draghi non c'è questo sguardo uh, al sud e questo sì. è quello che mi ha maggiormente poi convinto a votare no onorevole e... però eh. passiamo prima eh, bastone e carota allora il movimento sì. 5 stelle ha vissuto forse e ha pagato una sorta di spensieratezza politica, nel senso la mancanza di una, di una malizia, oltre ad aver portato eh, alla, alla ribalta, mh, come dire, eh, dei, dei rappresentanti, diciamolo chiaramente, su, parlo da un punto di vista nazionale, non all'altezza, e soprattutto non è non, non ha creato degli anticorpi per dimostrare quello che, è, quello che ha portato avanti. Basta pensare alla, alla Spazza Corrotti. Ma anche il reddito di cittadinanza che può essere criticato o no. Io lo critico. In, trovo delle, dei, dei, dei punti no che riguardano un eccessivo assistenzialismo. Magari la mancanza di un progetto futuro perché. Abbiamo visto che i numeri purtroppo per chi ha cercato lavoro, per, per, proprio per, per quello che era il fine, sono stati abbastanza modesti. Però bisogna ammettere, e io da cronista, da giornalista, da persona che vive anche la strada, mi rendo conto che il, che il reddito di cittadinanza è stata anche una panacea, una piccola panacea. Nel lockdown, nei momenti, un aiuto nei confronti, nei confronti delle, delle, dei poveri che ne esistono, delle persone che non trovano lavoro. Magari il Movimento 5 Stelle ha sbagliato qui, ha sbagliato a non ad essere troppo permissivo, prima con la Lega, poi con il Partito Democratico. È stato come dire passatemi il termine infinocchiato e magari ha sbagliato in quel. Non si è saputo vendere, non ha saputo dimostrare il reddito di cittadinanza che è stata la bandiera. Ha i suoi limiti, però, se non sono esplose delle rivolte sociali, diciamolo chiaramente anche grazie al, al reddito di cittadinanza. Per quanto è criticabile, io sono il primo a criticare, a criticarlo. E per quanto ha delle sacche, diciamolo, di, di incoerenza. Ma guarda, io non, non ti, asco, ti ho ascoltato a tratti, però eh, intanto vedo anche Marco Le Fosse che saluto, bello tranquillo, rilassato. E, <ride> e, che dire: il Movimento 5 Stelle ha sradicato gente da casa, ha dato una speranza a molti cittadini, ha sradicato i, quelli che ormai non votavano più. E li ha riportati al voto. Ha dato una speranza a, a molte persone. Eh, ma eh, non si possono fare solo proclami, bisogna fare i fatti. Eh, in Calabria, ad esempio, abbiamo fatto una campagna elettorale dicendo eh, che faremmo ripartire la sanità regionale. Eh, eh, ci batteremo per avere un maggiore riparto e quindi fondi per migliorare i servizi sia della sanità territoriale sia della rete territoriale che dalla rete ospedaliera, abbiamo detto che ehm, saremmo stati attenti a far ripartire l'economia, le attività produttive. Abbiamo, fatto, abbiamo detto tutta una serie di cose eh, che poi purtroppo non c'è eh, stata. Eh, il lavoro io e i miei colleghi, lo abbiamo fatto, i miei, i miei tre colleghi della Sibaritide, eh, però eh, il Movimento 5 Stelle... Eh, allora, una giusto, giusto eh, una parentesi, a... onorevole, sì. eh, tornando sempre al discorso del bastone e della carota, magari sono state delle congiunture, magari è stata fortuna, possiamo dirlo, ma da quando ci, so, ci sono questi quattro rappresentanti, lo Ionio qualche risultato lo ha raggiunto, parliamo del Argento. Parliamo del Terzo Lotto della 106 ricordando che ci, so, ci sono delle congiunture, c'è la regione, sono i governi passati. Però diciamolo, c'è stata un'attenzione un, un, un nei confronti di questo territorio che, che, che negarlo è anche sbagliato. Ci, purtroppo è mancato forse tante volte un, un polso della situazione di non farsi come dire non dico rispettare ma farsi sentire di più però dei risultati sono arrivati ma eh, co cos'è mancata è mancata secondo me e come ho già detto prima l'attenzione eh, il, il governo ha, ha fatto mancare attenzione agli atti parlamentari che i diversi parlamentari hanno fatto io ad esempio ho intrapreso una, un cammino nella sanità per, rend, per renderla più accessibile a tutti e se un parlamentare fa degli atti in cui dice attenzione a, che va fatto il riequilibrio tra sanità pubblica e sanità privata, attenzione che il commissario eh, Cotticelli, persona per bene, ci mancherebbe, persona onesta, ma non eh, adatto a, a, a svolgere il ruolo. chi doveva chi doveva... questi atti non li ha letti attenzione che vanno riaperti gli ospedali di, di per onorevole scusate Cotticelli Cotticelli l'hanno messo i 5 stelle però cioè, ma questi eh, magari sono è, dei hai ragione ma quando si quando ci sono dei parlamentari che dicono che è, è stato fatto un errore viene fatto un decreto calabria per migliorare la sanità e ci accorgiamo che non è quella la via Bisogna, eh, bisogna fare dei correttivi. Io, queste cose, le ho detto anche al ministro Speranza. Caro ministro Speranza, nel 2019, a settembre, inciso là saremo. dovuto andare alle elezioni, non l'ha fatto. Abbiamo un attimo dei problemi di linea, vediamo di, di risolvere. Sì, sì, risentiamo l'onorevole. Stavo dicendo, eh, eh, nel 2019, dovevamo andare al voto? Ma lì è stato detto. Allora, speranza, sì, c'è un, un attimo un problema di linea che stiamo cercando di risolvere. Purtroppo eh, sentiamo l'audio. E... Onorevole, scusi, eh, non, non la persone, sentiamo sì. bene per questo. Mi sentite adesso? Mi sentite? Vabbè, sentiamo l'audio. Magari possiamo continuare. Quello che dicevamo prima, magari anche con speranza, onorevole anche nella per sanità per il per movimento 5 stelle di famiglia, diciamolo si è fatto ah, mettere i piedi in perdonati. testa anche con il decreto calabria perché non è possibile che i calabresi non possano decidere il proprio destino e non possano decidere della propria sanità e, e onorevole mi sente adesso non ho sentito la domanda no abbiamo de voi. dei problemi eh, lo, lo stiamo provando a, a ricontattare proprio su questa su questa domanda, magari adesso che buona parte del Movimento 5 Stelle è fuori dal governo, sì. no, non dico tanto dei, dei mea culpa perché è sbagliato parlare de, di mea culpa, però magari anche con eh. speranza onorevole quello che dicevo prima. Il Movimento 5 Stelle si è forse genuflesso, si è sottomesso perché ricordiamo il decreto Calabria non fa bene a questo territorio. E al Decreto governo c'era anche il Movimento 5 Stelle, con speranza. Decreto Calabria 1 è stato un fallimento, come ho più volte ribadito. Decreto Calabria 2. Se non vai a togliere i vincoli del piano di rientro per, quanto, per tutto il tempo che c'è la pandemia e non, dai, non fai le assunzioni necessarie, non uscirai mai dall'impasto in cui sei entrato. Se non fai una ripartizione diversa del fondo... Sanitario non, non riuscirei mai dal commissariamento, onorevole, sono grandi, queste sono le grandi battaglie. Sì, è una, no una grande battaglia il piano di rientro e eh, la nuova ripartizione dei criteri del fondo sanitario in base alla popolazione pesata. Sono queste le grandi eh, battaglie che bisogna compiere e vincere. Altrimenti la calabria rimarrà sempre indietro. Onorevole, a proposito dei, di a dei, proposito di battaglie. Ehm. Dimmi, Sappiamo di Trebisacce, cosa ci sa dire in più? C'è la possibilità di un'apertura? Una più che la possibilità è così, di stato è stato chiaro, scusate il gioco di parole. L'ospedale lo di Trebisacce deve riaprire, così come deve riaprire Pragayamare, così come va fatto Labba, Corigliano, Rossano e Acetraro Paola. Fare anche uno spoc di, di filtro tra Trebisacce e Cariati, soltanto così noi riusciremo a partire. Inoltre alla rete ospedaliera va riformulata la rete territoriale, perché eh, rifacendo la rete territoriale tu darai eh, diritto eh, e cure a tutti i cittadini, altrimenti è inutile fare decreto Calabria 1, decreto Calabria 2 se non vai nel cuore del problema. Onorevole, l'ultima domanda. Abbiamo sempre detto che ci volevano le assunzioni, queste assunzioni non sono state, non sono state mai fatte. Onorevole, l'ultima domanda. Senza medici non puoi dare servizi sanitari. Vabbè, questo sì, ma è un problema è un problema annoso che nessuno vuole perché mettere perché mano. Abbiamo, eh, con tanti ospedali chiusi, siamo andati a costruire delle tende. Ma perché non abbiamo riaperto subito Cariati, Trebisacce e Praia a Mare, piuttosto che fare delle tende? Onorevole, sì, noi siamo purtroppo che... congestionati. Abbiamo eh, una, una selezione durissima per diventare medici e poi non fanno i concorsi, non ho... poi non fanno le, le assunzioni perché è un circolo vizioso in cui ci siamo trovati. Ultima domanda onorevole. Adesso lei, diciamo, non dico ha, 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 si è come dire, liberato da un peso, perché diciamolo anche chiaramente. Essere all'interno di un governo in cui non, non, ci, non si sente questa rappresentanza e non si sente magari anche rappresentato da, da, da determinate idee. Un attimo però. Ah, mio, ah ok, è tornato, eh, lo rivedo l'onorevole. Adesso, da una parte, come dicevo, è libero. C'è qualche sfogo? Cosa, cosa, qual, qual è la sua recriminazione massima? Cioè, se dovesse tornare indietro, qualche scelta, qualche consiglio in più, magari ai suoi colleghi parlamentari? Ma guarda, Qua... eh, se, potessi, se potessi tornare indietro, l'unico errore che noi eh, abbiamo fatto è stato quello di... Eh, demandare, non controllare, eh, ma non tocca certo a onorevoli... A re rappresentanti della Repubblica, ma ehm, vigilare sulla, uh, sulla presentazione della lista alle comunali Corigliano Rossano, perché non credo che Corigliano... Perché non esiste nel territorio, 5 Stelle pagano anche questo, di non esistere nel territorio. La direzione è giusta. E non vedo una terza città della Calabria eh, rappresentativa, non vedo nulla di terza città della Calabria. Io mi, mi domando anche come mai se eh, Sapia fa un progetto di un ospedale hub non viene portato avanti anche da persone che hanno peronato la fusione. Deve essere un progetto di tutti, e ripeto, la terza città della Calabria va ripresa e va ripresa al più presto oh, in mano. Onorevole, non sono, per, non sono per niente contento di come sta andando la vita dei miei concittadini coliganesi e rostanesi. Quindi è una critica a Stasi, ma è una critica al governo cittadino ah, è che, che abbiamo accolto. Chiudiamo con una provocazione. La prima, di Battista vuole creare una sua ala all'interno del Movimento 5 Stelle e se ci fosse un'ala? Di Di Battista, se così possiamo chiamarla, definirla, si parla tanto che magari Di Battista vuole con Italia dei Valori, poi con paragone, secondo me è fantapolitica. Ma se Di Battista scendesse in campo, la scelta di Sapia, oltre che di Forciniti abbatte perché hanno fatto poi una decisione comune, quale sarà a fianco di Di Battista? Ma guarda, io non, non, sento, non ho sentito bene, ho sentito soltanto di Battista. Io ho, ho sentito Alessandro, e eh, lui eh, ha fatto un ragionamento molto garbato, molto serio, che da un lato ha detto che non avrebbe votato, se fosse stato in Parlamento non avrebbe votato la fiducia al governo Draghi, dall'altro ha detto che non cavalcherà scissioni e correnti. E che non lascerà il campo delle opposizioni soltanto a Fratelli d'Italia. Un'idea condivisibile la sua se scenderà in campo sicuramente ci sarà da riflettere. È chiaro che Sapia non si arrende e continuerà a combattere il sistema che, pro che produce solo povertà. Eh, o all'interno del Movimento 5 Stelle 1. Va bene, purtroppo oggi abbiamo avuto qualche problema, salutiamo così eh io, 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 io senza, parte dei cittadini diciamo cittadini non in diretta, il, eh, il, il deputato del Movimento 5 Stelle, purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici, può accadere anche e soprattutto quando, eh, quando siamo in diretta. Andiamo dunque subito in conclusione ricordandovi l'appuntamento di questa sera, a partire dalle 7.30 con l'Eco in diretta. Oggi sabato 20 febbraio, a partire dalle 19:30, in streaming sulla nostra pagina Facebook ci saranno come ospiti Angelo Sposato, segretario regione della CGL, l'ex sindaco della città di Rossano, Stefano Mascaro e ospite d'onore. Vittorio Sgarbi, quindi una puntata ricca insieme al nostro direttore Marco Le Fosse, quindi non mancate alle 19.30 come eh, non dovete mancare i prossimi appuntamenti dell'Eco dell'Oionio e del caffè dell'Eco che ritornerà martedì sempre alle 10. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Buona giornata a tutti voi.